Sí. La prima confessione che vorrei fare da laico è che un cristiano come il nostro, no? È un vincitore. Un laico no, io sono un perdente. E spero che, malgrado la sua eccellenza, Monsignor Raspanti ci consentirà di appropriarci qui nella condivisione di quel nostro e nell'affettuosa familiarità di quel Nino, il nostro Nino. Il nostro Nino è un vincente, io sono un perdente. Ed è la prima confessione. Poi vorrei fare una seconda confessione, anche questa valida, umile, pietosa. Per delle cose difficili su cui oggi mi avete costretto a ragionare, non avendo io alcun titolo, nessuna specializzazione, nessuna cattedra, proverò a dire in modo forse facile quello che la mia impressione ancora una volta laica, cioè che è poi un mio sogno. La laica, Monsignor Borti, la ringrazio tantissimo di cosa toccante. Da laico sogno una società umana, prima ancora che divina, nella quale tuttavia il credere in Dio, naturalmente in un solo e medesimo Dio, chiunque esso sia, non venga più considerato un obbligo, magari fideistico, ma una semplice e naturale virtù. Il fatto che io possa credere in Dio respirando come quando respiro liberamente. Non sono obbligato a respirare. Non vorrei che credere in Dio dovesse continuare a significare l'obbligo, magari fideistico, di credere. Vorrei respirare liberamente. Naturaliter, avrebbero detto i latini. E allora, continuando nelle confessioni che il nostro Federico, ovviamente eravamo d'accordo che avrei fatto delle confessioni. D'altra parte la confessione è un nobile sacramento, no? Ancora più nobile se è resa come me pubblicamente. E devo confessare che il mio dichiararmi laico non è mai stato dovuto al fatto di rifiutare il pensiero cristiano. Anzi, ne ho sempre avuto un rispetto, ne continuo ad avere un rispetto infinito. Ma è stato sempre dovuto al fatto di non considerarmi degno di essere un vero cristiano. Perché ogni volta che penso a Dio, anche ora, ho paura. E qualche volta ho avuto autentiche crisi di panico. Confesso che nella mia solitudine, nel mio silenzio, caro Nino, ho avuto e ho paura di Dio. Ho avuto e ho vere e proprie crisi di panico. E preferisco rimuovere, fuggire. Se ci ragiono sopra, impazzisco. Per questo non sono degno di essere cristiano, pur continuando ad essere sempre affascinato da Cristo e dal suo cristianesimo. E penso che come me la pensino tanti altri laici. Ma in questa mia rassegnazione laica, non voglio dire vigliaccheria laica, in questa rassegnazione consiste anche, se non soprattutto, quella che io considero un'eterna incompiuta, e non solo dei laici. L'eterna incompiuta di un tendere a Dio, l'eterna incompiuta di una trascendenza oscura, misteriosa e per questo divina,
l'eterna incompiuta di una spiritualità luminosa, mai vaga e per questo umana. Un minuto? Un minuto, una confessione? Faccio un'altra confessione allora. E se insisto nelle confessioni mi sento anch'io un po' agostiniano. Sia pure a contrario e per così dire, consiglio Volpi, un agostiniano un po' rovesciato. Non certo, come direbbe a scritto Nino, modo deo cogito. Io ragiono et si deus non daretur. E dunque anche se non esistesse Dio, proprio per la spiritualità umana di cui ho parlato prima, tutta umana, ancorché cioè non assunta nell'accezione stipulativa di spirito divino e di spirito santo, proprio la spiritualità umana è quella virtù, non riesco a trovare altro termine, virtù, che consente tanto al laico quanto al credente di immaginare l'inimmaginabile, l'inimmaginabile, Dio. Sia che una tale virtù si eserciti nelle pernote, confessione, refrattazione, o in altre esperienze teologiche comunque affidate alle meditazioni individuali, sia che ciò avvenga come nel caso del bel volume di Monsignor Raspanti, nella forma dell'intervista, del dialogo e quindi entro uno statuto dialogico che presuppone comunque l'alterità, la dialettica e anche la maieutica dell'interlocutore, che abbiamo sentito prima. Sia infine che quella virtù avvenga e si avveri nel senso più assoluto verso me, e al contempo come il mio più espressivo e concludente verso me stesso. Grazie. Grazie, grazie professor Massaresi. Signora Spanti, ancora 5 minuti.